dobbiamo migliorare. Abbiamo tanto da migliorare e il mercato, del mercato non parlo. Buonasera mister, Alessandro Buonasera. Vittori, Football Magazine. Le volevo chiedere, proprio agganciandomi alla risposta che ha appena dato, quanto ha pesato l'episodio del vantaggio della Lazio proprio in conclusione di primo tempo? Perché poi la partita è sembrata cambiare parecchio rispetto alla prima frazione. Grazie. Ma la partita cambia, inizio dalla parte finale della domanda, la partita cambia perché una squadra va in vantaggio, non neanche meritando e avendo fatto poca fatica, perché poi realmente ha attaccato poco, e l'altra va in svantaggio, che è la squadra giovane, che ovviamente ora il trend non è positivo perché non possiamo nasconderlo, tanto me lo farete anche a domanda, quindi vi anticipo già, il trend non è positivo, è una squadra giovanissima rispetto all'altra e va in svantaggio e non meritava di andarci, e lo sanno anche i giocatori, entrambe le squadre lo sanno, che la Lazio ha fatto poco per far gol e noi avevamo fatto tanto, prodotto tanto per farlo. E quindi questo poi dopo condiziona il secondo tempo, perché tu devi riprendere e quindi devi fare ancora di più. E la Lazio ha giocatori per ripartire giocando nella propria metà campo. E quindi questo non è stato. Questo è stato un po' la sintesi del secondo tempo. Normale che quello che manca è quello che ci dobbiamo prendere e volere di più. Perché l'episodio l'ha avuto la Lazio. L'episodio settimana scorsa l'ha avuto la Fiorentina. Ora non vorrei tornare su episodi sfavorevoli, però. Se ci sono episodi che non ti vai a prendere, poi invece gli altri se li prendono. Buonasera, questo Sciscione Gol TV. Mister, innanzitutto volevo sapere se magari il fatto di perdere Immobile Lazio li ha tirati un po' più indietro e questo vi può aver creato delle difficoltà, perché poi nel secondo tempo, quando voi siete andati ad attaccare, avete creato dei presupposti ma non delle opportunità, perché poi Provedelle non ha fatto parate, ecco. E alla stessa maniera le chiedo se si aspettava magari una Lazio proprio così remissiva o se è stato il Sassuolo proprio a metterla sotto pressione, ecco. Io credo che ogni partita vada analizzata per come nasce, come va il risultato e le prestazioni delle squadre. Come ho già detto, credo che pochi mi possano smentire che una squadra ha giocato meglio dell'altra, e quella che ha giocato meglio è quella che ha perso. Però non conta solo quello, perché ci sono dei momenti, e la Lazio oggi probabilmente voleva solo ottenere il risultato, e sa che ha più fisicità di noi, quindi per un angolo per la Lazio non è come un angolo per noi, e quando noi entriamo in area, se non lo facciamo con qualità, non siamo come la Lazio. E quindi la Lazio può permettere di abbassarsi e difendere col baricentro più basso, perché ha le qualità sia per ripartire che per difendersi, e noi su quello credo che potevamo far qualcosina in più, però credo che il fatto che la Lazio si sia abbassata un po' sono le caratteristiche, perché sicuramente poi ha cambiato un po' le caratteristiche della prima punta, e quindi Felipe Anderson si abbassava ancora di più di Immobile, e questo permetteva a noi di alzare il baricentro, però al tempo stesso la nostra qualità di gioco ci ha permesso di giocare tanto nella metà campo della Lazio, pur come dicevi tu non riusciva ad essere incisivi nel secondo tempo quanto avremmo potuto, invece nel primo lo siamo stati, purtroppo non abbiamo determinato nel risultato. Andrea Antonietti, Caffè Distretto. Visto che di mercato non vuole parlare mister, ha diciamo delle alternative in casa o ha qualche idea su come strutturare la possibile ripartenza, o visto le difficoltà del momento? In primis, se no sembra che non ne voglia parlare e taglio lì. Non voglio parlare del mercato, perché se parlare di altro è come voler dare degli alibi o dare ad altri responsabilità. Cioè abbiamo le qualità per far meglio, per ottenere più punti di quelli che stiamo ottenendo, anche perché stiamo facendo veramente pochi. Poi i nostri giocatori, alcuni avrebbero bisogno di tempo, però di tempo ora ne abbiamo già perso troppo, e quindi dobbiamo fare di più, perché chi gioca deve far di più, chi entra deve far di più, l'allenatore che fa le cose deve far di più, e non è il momento di guardarsi indietro, non è il momento di pensare ad altro, anzi noi di mercato non dobbiamo parlare, probabilmente è impossibile, ma non ne dobbiamo parlare,
Le soluzioni le abbiamo recuperando i giocatori e la loro forma migliore, perché è normale che il giocatore che fa fuori 3 mesi non rientri e sta bene, se no saremmo dei fenomeni. Non è così per nessuno. Sento tanti allenatori che dicono: è rientrato dal mondiale, non sta giocando perché non sta tanto bene. Noi abbiamo tantissimi giocatori che rientravano da un periodo di inattività lungo, 3 mesi, 4 mesi, e recuperarli devono giocare. Aiuterebbe giocare e far punti. Stanno giocando, ma non stiamo ottenendo quello che meriteremmo per le prestazioni, e quindi dobbiamo far di più. L'ultima, no, Luigi. Ciao, mister. Ciao, Antonio. Le volevo chiedere sulle scelte iniziali: come mai Ferrari in panchina, forse punito tra virgolette, però per gli ultimi 2 errori con la Samp e con la Fiorentina, comunque dove non è stato impeccabile. Obiang confermato al centro del centrocampo, ne parlavamo anche ieri dopo la buona prova di Firenze. E poi forse il giocatore più atteso, Alvarez, come giudica la sua prova? Grazie. Beh, allora, sulle scelte, sono state scelte pro, non contro qualcuno, sono state pro Martin Erlich, perché per me è un giocatore forte, Juan sta facendo bene, Gianmarco è il nostro capitano, è il capitano della squadra, quindi voleva giocare, vuol sempre giocare, perché poi soprattutto in questi momenti chi si sente, chi ha coraggio e personalità vuole dare una mano alla squadra. Però allora deve fare delle scelte. Juan stava facendo bene, a prescindere da qualche episodio, perché oggi è stato sfortunato, non solo sfortunato, ci ha messo del suo nell'errore perché poteva non commetterlo, però prima di quell'errore Juan ha fatto una partita importante. Poi l'allenatore perdi, fai un errore che ti porta magari a chiudere la partita a favore degli altri, dovrebbe dire ha sbagliato. Realmente Juan ha fatto una partita egregia, e anche Martin Erlich, è l'unico modo per rimetterlo dentro dopo anche lui un lungo periodo di inattività, perché Martin ha fatto il mondiale ma non ha giocato, quindi è tornato con poca benzina nelle gambe, ecco perché nelle partite precedenti non ha giocato. Bisogna farlo giocare. Poi il peccato è che quando magari sei anche sotto e vuoi recuperare, devi cambiare un difensore centrale, perché Martin è un giocatore fisico e non aveva i 90 minuti, quindi diciamo che è stata una scelta pro Martin, perché è un giocatore che ha dato a questa squadra e dovrà e continuerà a dare. E per quanto riguarda Pedro Obiang, perché aveva fatto bene, Maxim non stava bene, non era al 100%, si è messa a disposizione pur avendo fatto pochi allenamenti con la squadra, e quindi la scelta era abbastanza, per me, giusta, di continuità sulla partita precedente. Pedro ha fatto bene anche oggi. Invece, l'ultimo, Alvarez, deve giocare, è giovane, deve fare esperienza, finora aveva trovato poco spazio, oggi era un'opportunità importante, non era semplice. Deve giocare, perché è un ragazzo che ha bisogno sicuramente di giocare, di sbagliare. Ha fatto quello che poteva e l'ha fatto bene, è stato molto ordinato tatticamente. Poi non posso pretendere tutto e subito dai ragazzi. Ultima di fondo. Ciao, mister. Ciao. Allora, Sassuolo è partito, molto ordinato dietro, poi a un certo punto sembra che qualcuno entri in campo, stacchi la spina alla difesa, perché i gol sono maturati da delle disattenzioni dei terzini vostri, della difesa del Sassuolo. Beh, ma il primo perché? Il primo è un calcio d'angolo, non lo so, il secondo magari. Se uno salta con il braccio aperto è rigore. Sì, quello è vero, però in area di rigore c'era tutta la squadra, è ingiusto parlare della difesa, su un calcio d'angolo difende tutta la squadra perché eravamo tutti in area. Poi dopo ognuno può fare la propria analisi. Sul secondo è un errore individuale, cioè onestamente possiamo sì dire che l'allenatore ha fatto una formazione sbagliata, possiamo dire il trend è negativo, possiamo dire avete meritato di perdere, però se uno guarda la partita, cioè onestamente c'è una squadra che ha fatto tanto nel primo tempo, un'altra meno, il secondo è stato molto più equilibrato. Alla fine chi ha vinto si vede che l'ha meritato, ma il primo gol è un calcio d'angolo, è andato da un calcio d'angolo, e il secondo da un errore individuale. Cioè, quindi su quelle cose lì si può parlare poco di reparto, di difesa, perché il secondo poi era al 94esimo, dove magari non voleva sprecare un pallone, perché se l'avesse buttato via probabilmente la partita sarebbe finita. Quindi sto cercando di capire il ragazzo che in quel momento magari ha preso la scelta sbagliata. Ecco. Sì. Ok, grazie. Okay.